che possono, diciamo, prognosticamente possono essere elementi negativi per il processo. Anche gli aspetti biologici sicuramente deve essere importante, un'importanza non di poco conto, quindi indubbiamente, vista che nella sequenzialità dei trattamenti dobbiamo anche riconsiderare probabilmente in queste fasi quale può essere il trattamento all'inizio praticamente, e se pianificare in maniera diversa rispetto al rischio, diciamo, chiamiamo così standard, quindi questa sarà ancora, non ci sono dati importanti, però in realtà qualcosa si sta muovendo in questa direzione. Adesso io passerei la parola al nostro radiologo, il dottor Aldo Camarota. No, non c'è altro. Sì, io l'amico più che la l'amico più che la l'amico qui non l'ho menzionato tanto, chiediamo a testa che è la regia, io saluto gli amici chirurghi, ci diamo tutti. Io ho affidato la trattazione dell'argomento al dottor Zandolino, uno dei miei allievi, che mi fa, cioè, diciamo, ha parlato anche con i colleghi chirurghi proprio per capire bene, per impostare la trattazione così come voi ve l'aspettate. Però sono sicuro che sarà chiarissimo e migliorino. Grazie. Grazie. Salve a tutti, buongiorno. Speriamo di essere chiarissimi. Allora, inizierei dicendo qual è il principale obiettivo della diagnostica per immagini. Naturalmente, prima di parlare del parametro D, quindi della del fatto di classificare i malati in base al rischio di recidiva, e dire al chirurgo se un paziente può essere operato o meno. Comunque sia, una volta data l'operabilità, quindi del tumore, è fondamentale stratificare e classificare i pazienti in base al rischio di recidiva, naturalmente valutando il parametro T. Inutile parlare delle statistiche di cui abbiamo già parlato, per cui diciamo che dobbiamo valutare nei radiologi tre punti fondamentali. Innanzitutto lo stadio del tumore. Fondamentale, come abbiamo già detto, è la profondità dell'invasione oltre la tonaca muscolare propria e la relazione quindi con la fascia mesolettale, ma anche con lo sfinter anale e la parete pelvica. Quindi la valutazione macroscopica, abbiamo già detto tumori alti rispetto quindi al margine anale, medi e bassi, in queste immagini ho provato a metterle, sono abbastanza didattiche. Come lo facciamo? Esistono varie metodiche. L'ecografia, diciamo, non la tratterò perché noi qui non prendiamo l'endoecografia, per cui diciamo fra TAC e risonanza. Per la stadiazione loco regionale sicuramente la risonanza è fondamentale. Comunque, prima di parlare di questa cosa, vediamo un pochino tre casi di tumori che non possono essere operati. Quindi quando abbiamo per esempio una metastasi al sacro, AS2, oppure quando c'è coinvolgimento dei vasi diaci esterni, come in questo caso, o ancora coinvolgimento appunto in questo caso del nervo sciatico, quindi anche della parete laterale pelvica. L'attacco, quindi ho già detto che è un ruolo purtroppo abbastanza limitato nell'individuazione del tumore, quindi a livello loco-regionale, a meno che non ci troviamo una situazione eclatante come questa in cui vediamo un espressimento grossolano, abbiamo anche un linfonodo inguinale ben visibile, oppure ancora un altro caso sempre di espressimento grossolano con un deposito del tumore anche a distanza, quindi nel contesto del cellulare lasso periviscerale, o ancora un altro caso sempre eclatante visto sia in sezione assiale e benissimo in sezione coronale. Ma ha invece un ruolo fondamentale, e questo ci tengo a dirlo, nella stadiazione a distanza, quindi soprattutto per l'individuazione delle metastasi epatiche e polmonari. Abbiamo qui due casi, questa è una metastasi abbastanza grande, questa di circa 7 cm che possiamo vedere in sezione assiale, quest'altra un po' più piccola in sezione coronale. Parliamo della risonanza, quindi porrò particolare attenzione sulla risonanza. L'approccio generalmente con bobine e fase da RAI, quindi di superficie, anche se questo purtroppo non consente spesso la distinzione tra il T1 e il T2 e cambia la strategia chirurgica appunto. Questo ruolo spetta o all'ecografia endocavitaria oppure si possono usare bobine endocavitarie che però comunque ci tolgono la panoramicità, per cui noi preferiamo comunque sempre bobine di superficie. Un altro
problema, quindi la maggior parte dei fallimenti stadiativi, appunto come ho scritto, nasce nella differenziazione tra il T2 e il T3. Comunque sia, per il chirurgo non è fondamentale, per cui diciamo questo ci dà un po' più di serenità quando repertiamo una lesione borderline. La classificazione che interessa al radiologo e penso anche al chirurgo è questa qui, quindi questa fatta in base alle sequenze T2 assiali, e fondamentale sono quindi la distinzione della T3 in A, B, C e D in base alla profondità dell'invasione del mesoretto. Quindi vi ho portato qualche immagine molto molto didattica: T3A, quindi una minima invasione, T3B, ho messo anche una linea tratteggiata, T3C e poi un caso eclatante di T3D. Benissimo. Adesso ci sono vari studi, un po' di statistica, soltanto per far vedere la variabilità nelle statistiche, appunto, dell'accuratezza nella stadiazione del parametro T, che possono variare in alcuni studi tra il 60% e l'85%, in altri invece tra l'80% e il 100%. Proprio perché ci sono quelle lesioni borderline T2 e T3 che noi purtroppo non sempre riusciamo a identificare, soprattutto a differenziare una lesione, per esempio, desmoplastica da un vero residuo tumorale. Quello che sicuramente però è importante è individuare e dire al chirurgo quali sono quei pazienti che necessitano, in cui è indicata quindi una terapia neoadiuvante. Questo è un dato importantissimo a proposito. Quando un tumore invade oltre 5 mm la sopravvivenza è di circa il 54%, quando è inferiore cresce tantissimo, quindi dell'85% a 5 anni. Quindi, nonostante non sia compreso purtroppo nel TNM, è fondamentale indicare la distanza tra il tumore e la fascia mesorettale. Come diceva prima il professor Preder, da questo dipende anche la scelta se fare o meno una chemio radioneoadiuvante, ma purtroppo il radiologo non riesce a individuare le microinfiltrazioni che si vedono soltanto istologicamente. C'è consenso unanime comunque oramai nell'individuare in questo valore, quindi inferiore al millimetro, la distanza tra la massa e la superficie mesolettale come segno di infiltrazione. Quando questa distanza viene rispettata, quindi la percentuale di recidive decresce sensibilmente. Naturalmente per distanza non dipende soltanto dalla massa primaria, ma anche da una adenopatia o da un deposito tumorale, come pure dall'invasione vascolare extramurale. Un'altra insidia è sempre la distinzione tra il T3 e il T4, che comunque è fondamentale. Questo è un caso in cui possiamo distinguere un'invasione peritoneale. T4B, diciamo, ho portato qualche caso abbastanza eclatante, quindi l'invasione della prostata, come possiamo vedere qui, sempre in sezione assiale. L'invasione della vagina sia in sezione assiale che in sezione quindi sagittale, della vescica, sempre casi abbastanza didattici proprio per rendere l'idea. E poi un'altra cosa da valutare quindi è l'invasione dell'embri, che purtroppo non sempre è facile, ha significato prognostico. I piccoli vasi purtroppo sono molto molto difficili da valutare, molto più facile in questo caso B, in cui noi in sezioni contigue riusciamo a vedere l'alterazione del segnale costante, quindi ci possiamo esprimere con abbastanza sicurezza, con certezza sulla presenza di embri. Il coinvolgimento linfonodale, altro fattore fondamentale. Cosa andiamo a valutare? Quindi, oltre i linfonodi loco-regionali, anche quelli delle catene iliache, quelli inguinali e anche quelli paraortici e mesenterici inferiori. Da ricordare, dato importante, che un linfonodo patologico lungo le catene iliache esterne ed inguinali viene già considerato come M1. Su cosa ci basiamo per dire se un linfonodo è benigno o maligno? Generalmente sulle dimensioni o anche sui margini, per cui diciamo che le micrometastasi anche in questo caso purtroppo non vengono individuate. Benissimo, una volta effettuata una terapia neoadiuvante,
ruolo del radiologo è ancora importantissimo proprio per la lista di azione, va fatta assolutamente 6-8 settimane almeno dopo la radioterapia, proprio per la presenza di fluorosi e fibrosi che già di per sé complicano il quadro. Anche in questo caso la risonanza è importantissima, fa da padrona e ci dà queste due armi, ovvero le sequenze T2 e quelle pesate in diffusione. Vabbè, quello che ci aspettiamo più o meno dopo una terapia neoadiuvante è le difficoltà che possiamo incontrare, perché se abbiamo una cicatrice lineare oppure microinfiltrazioni possiamo dire tranquillamente che è fibrosi, ma quando abbiamo un quadro di questo genere, quindi con una cicatrice più irregolare, è più difficile dire che è soltanto fibrosi, ma nella maggior parte dei casi c'è un residuo tumorale, il TRG di cui abbiamo già parlato. E questo è un concetto fondamentale che bisogna tenere ben presente, soprattutto spero che vi sia d'aiuto, perché un'area di alterato segnale nelle sequenze in diffusione suggerisce la presenza di tessuto vitale, anche se le sequenze T2 ci dicono che c'è solo fibrosi, ma purtroppo non è vero il contrario. Quindi se non c'è segnale in DVA non è detto che non ci siano cellule tumorali. Quindi la combinazione delle sequenze T2 più DVI sono sicuramente utilissime per incrementare il potere predittivo positivo della metodica però nei pazienti con risposta parziale, ma non sono sufficientemente accurate per selezionare invece i pazienti con risposta clinica completa. Questo per dire cosa? Che se vi arriva un reperto positivo dopo radioterapia possiamo stare tranquilli, ma se è negativo va assolutamente integrato con la rivalutazione endoscopica, ecoendoscopica e biottica. L'accuratezza della risonanza per la valutazione appunto del CRM non è soddisfacente, è soltanto del 66%, in quanto una cicatrice fibrosa può essere difficile da differenziare, come ho già detto, un residuo tumorale. Veniamo quindi all'argomento vero e proprio, la recidiva, e parlerò di due concetti fondamentali. Quindi va individuata prima naturalmente i denti operabili, nonostante diciamo che la risonanza non sia comunque un esame di routine in quanto si utilizza la TAC, va benissimo per la stadiazione a distanza, purtroppo a livello loco regionale, come ho già detto, soprattutto dopo la radioterapia è poco affidabile. Basta vedere appunto questi dati, un po' di statistica ancora, la sensibilità per l'identificazione della recidiva più o meno è simile, quello che cambia appunto è la specificità della risonanza, sicuramente molto molto affidabile. Quindi sulla recidiva il radiologo deve innanzitutto dire se la malattia è localizzata o è già metastatica, proprio per valutare e poi valutare l'estensione locale per appunto un adeguato planning operativo. Vabbè, la TAC abbiamo detto non riesce a distinguere bene, mentre la risonanza, di nuovo quanto detto per il restaging, T2 più DVI ci possono aiutare. Abbiamo vari tipi di recidive, assale anteriore, posteriore, laterali, riporto qualche caso, questa intramurale, quindi anastomotica, anastomotica extramurale non vista all'endoscopia, una laterale, quindi vediamo bene il coinvolgimento della parete, ma anche purtroppo lo stesso caso aveva interessato la radice del sacro. Ancora una recidiva anteriore, vediamo anche un grossolano linfonodo colliquato, questo è ancora anteriore, molto molto, una recidiva molto molto aggressiva in sezione sagittale, e infine una recidiva posteriore fondamentale da segnalare. A maggio e a ottobre appunto è aumentata diciamo in maniera notevole. Grazie mille per l'attenzione. Allora, il dottor Gallicchio, ruolo della medicina nucleare, la dottoressa. Buongiorno a tutti e grazie al collaboratore per l'invito. Dunque, sicuramente soprattutto nella fase di follow-up che viene richiesto il parere del medico nucleare attraverso lo studio PET-TAC per valutare i pazienti operati di tumore del colon retto
e per valutare soprattutto pazienti con sospetto di ripresa di malattia per valori di CEA posabili. Dobbiamo ricordare che CEA rappresenta il marker principale nel sospetto di ripresa di malattia e che circa un terzo dei pazienti nel corso degli anni di follow-up è esposto a sviluppare una recidiva loco-regionale. Recidiva loco-regionale che molto spesso poi diventa anche metastasi a distanza, anche in pazienti asintomatici e quindi con valori di CEA inspiegabilmente dosabili. L'oggetto del convegno è stato anche argomento di un nostro studio, per cui non vorremmo risultare autoreferenzianti, tuttavia vorrei condividere con voi i risultati dello studio, poiché nel lavoro abbiamo compendiato quello che è il significato della PET-TAC nello studio dei pazienti con anastomosi. Questo perché? Perché la stragrande maggioranza dei pazienti con anastomosi mostra captazione alla PET, mostra captazione di FDG alla PET in sede anastomotica o perianastomotica, pertanto ci siamo chiesti se era possibile in qualche modo stabilire un cutoff, un valore di submass in grado di discriminare i pazienti a maggior probabilità di sviluppare recidiva rispetto ai pazienti a più basso profilo. Dei 110 pazienti giunti alla nostra osservazione in un periodo di circa 3 o 4 anni, ne abbiamo considerato soltanto 40, perché abbiamo innanzitutto cercato di eliminare tutti i possibili fattori confondenti per una corretta interpretazione all'esame per TAC, e quindi tutti i fattori che potessero dar luogo a falsi positivi, trattamenti neoadiuvanti, paziente con storia di nici o con diabete, un trattamento cronico con metformina che può dar luogo a captazione specifica e quindi non permettere poi un giudizio indipendente, bensì abbiamo considerato pazienti a priori operabili, che quindi sono stati operati per la patologia in anamnesi, asintomatici ma con valori di CEA perlomeno superiori ai 5 nanogrammi per ml. Ma è come in questo caso la PET è stata eseguita dopo un congruo periodo dalla fine dei trattamenti, quindi almeno 8 settimane dalla fine della chemio, 6 mesi dalla radioterapia e circa 10 mesi dall'intervento chirurgico. Per quanto concerne le sedi, percentuali similari per la localizzazione al colon e al retto, lievemente inferiore per quanto riguarda il retto sigma, lo stadio post-chirurgico era soprattutto il terzo e il secondo stadio. Abbiamo anche eliminato pazienti con una componente mucinosa all'istologico, poiché è notoriamente poco avida di FDG, per cui poteva dar luogo a falsi negativi. Abbiamo cercato di mantenere la riproducibilità, affidando l'interpretazione delle immagini a medico nucleare, a radiologo e nonché due volte dallo stesso medico, e dopo una prima valutazione semplicemente qualitativa abbiamo valutato la submax perianastomotica, considerando come endpoint il reintervento dopo conferma endoscopica, lo sviluppo di nuove metastasi a distanza o il decesso campo correlato. Quali variabili abbiamo testato oltre la submax perianastomotica? Anche l'età, il sesso, lo stadio, il CEA e il coinvolgimento loco-regionale, utilizzando la ROC analisi per stabilire il valore dell'indicatore ottimale in merito alla submax per stratificare i pazienti e la Kaplan-Meier per testare la sopravvivenza globale, che poi è il dato che più ci interessa per quanto riguarda l'outcome dei pazienti. Delle variabili, la submax anastomotica si è rivelata in grado di discriminare i pazienti a maggior rischio di sviluppare recidiva, in particolare pazienti con valore di submax superiore a 5.7. Questo non vuol dire che il paziente con submax di 5 sicuramente è negativo, occorre una valutazione complessiva, tuttavia con una sensibilità dell'87% abbiamo ritrovato il valore superiore a 5.7 per poter stratificare i pazienti. I pazienti studiati sono risultati positivi alla PET, cosa vuol dire? Che mostravano un valore di submax intanto superiore a 2,5 del cutoff prestabilito e convenzionale utilizzato in PET-TAC, ma in particolare 12 pazienti hanno manifestato un valore di submax oltre 5,7, in particolare
notate come la maggior parte dei pazienti, oltre ad avere il focale aptus in sede perianastomotica, esibiva anche il distensimento del grasso periviscerale insieme o in alternativa ad adenopatie loco-regionali, che sicuramente confortano maggiormente l'ipotesi di una recidiva loco-regionale. La media generale della SUVmax dei pazienti era di 6.2. Di tutti i pazienti, 27 sono andati a rivalutazione endoscopica e abbiamo avuto un totale di 18 endpoints, in particolare 7 recidive, quindi l'intervento per conferma all'esame endoscopico, 4 pazienti erano con tumore del retto, 2 del colon a terzo stadio in grado sigma, 6 nuove metastasi, quelle tra l'altro più frequenti, al fegato, al polmone e al peritoneo, e 5 casi di morte. Dei rimanenti 22 pazienti asintomatici abbiamo ritrovato nella maggior parte dei casi anche una negatività ai successivi follow-up endoscopici. Dati sulla sopravvivenza globale, non credo si veda bene, che cosa ha stabilito la Kaplan-Meier? Che i pazienti con valori di SUVmax superiore a 5,7 sopravvivevano sicuramente di meno rispetto a quelli con valore inferiore, in particolare una sopravvivenza, una mediana di sopravvivenza di 16 mesi contro i 31 mesi. Qualche esempio di recidiva locale, qui un sospetto tacchio non supportato dalla captazione del FDG perché sostanzialmente c'era soltanto un uptick lieve e diffuso. Un altro esempio di recidiva con valore di CEA di 8, qui avevamo un valore di CEA livellmente più elevato, nonché metastasi polmonari dovute all'esame per TAC in paziente con il sospetto di recidiva. Abbiamo detto che la PET si inserisce soprattutto nel follow-up dei pazienti operati, non è sicuramente metodica di scelta in fase di staging, pur potendo essere utile per una valutazione complessiva della saliazione, ma è importante in questa fase perché intanto, come è noto, con una metodica riusciamo a combinare uno studio morfologico e funzionale. Può capitare che una lesione o un infonodo sospetto all'attacco non sia allineato ad una captazione patologica, che qui ci consente di rivalutare il paziente a breve termine, così come al contrario un focale di intenso aptico in sede di anastomotica sicuramente fa insorgere maggiormente il dubbio di recidiva, per cui si invia il paziente a controllo endoscopico. Come dicevo prima, è fondamentale una valutazione complessiva, quindi tutta l'analisi oncologica, dei valori di CEA che devono essere sempre richiesti al momento dell'esame, e valutare soprattutto se il quadro di uptick focale è abbinato anche ad addensamento viscerale oppure ad adenopatie loco-regionali, considerando l'eventuale possibilità anche di un'acquisizione tardiva, che può rivelarsi fondamentale perché un uptick persistente magari più intensamente captato in fase tardiva sicuramente depone in favore di recidiva loco-regionale, e cercando di eliminare tutti i fattori confondenti di una corretta interpretazione, per cui badare sempre bene al corretto timing dell'esame per TAC e rispettando perlomeno le 8 settimane dalla fine dei trattamenti adiuvanti. Ho concluso, grazie. Bene, grazie dottoressa anche per questo aspetto qui che valorizza anche il ruolo della PET in queste, soprattutto anche in questi casi dove ci possono essere punti interpretativi, questo è un aspetto che spesso diciamo, ci troviamo a dover affrontare, dover riflettere e ragionare praticamente, quindi se è unito anche a altri fattori come il CEA in questo caso, ovviamente aiuta a formulare a concretizzare i sospetti di una recidiva in questo senso. Bene. Io direi che possiamo passare alla prossima relazione del professor Gerrio, no? Sì, il trattamento chirurgico. Buongiorno, prima di tutto voglio ringraziare Simona Torre per l'invito e la dottoressa Marino per il supporto alla mia presenza qui. Auspico, come diceva il direttore generale, una collaborazione ancora più stretta tra le istituzioni, oggi probabilmente è un'occasione per cercare di formalizzare questa rete
ha secondo me un grande significato, perché l'Istituto dei Tumori di Napoli che oggi rappresento è sicuramente una struttura che ha avuto una grande storia, un passato e anche un presente molto attivo, ma vive come tutte le istituzioni grandi difficoltà. Dicevo, l'ultima settimana 7 pazienti sono andati via per una lista d'attesa troppo lunga per tumori colorettali, e se uno è andato a San Giovanni Rotondo, gli altri sono andati a Torino, Firenze, Milano e Siena, quindi sono strutture dove peraltro il paziente che arriva dal sud è un assegno circolare di regia ad esempio, e quindi di fatto il ricovero è immediato. Il paziente è visto da noi giovedì, noi di mattina si è ricoverato a Siena, martedì si è operato. Io non so quale istituzione del sud questo tipo di strategia possa essere attuato, soprattutto se si tratta di pazienti in cui c'è necessità di una strategia integrata, di cui parliamo oggi. Le iniziative sono tali da dover generare dei meccanismi, dei percorsi che sono sicuramente più complessi rispetto al ricovero dell'immediata chirurgia. Questo è solo un commento all'altro, che è una condizione che ormai affligge quasi tutte le persone, ma che secondo me va affrontata proprio cercando di dare un maggiore spessore alle nostre collaborazioni e soprattutto farci conoscere un po' di più. E questo devo dire da Presidente Sito sto cercando di farlo proprio per dare una maggiore visibilità delle strutture che vengono adesso riconosciute come efficienti. Passato non venivano dai pazienti che le regioni che sono organizzate neanche considerate. Un tema complesso mi è stato assegnato, è qualche anno che in istituto ci interessiamo di questo tipo di patologia, che in qualche modo racchiude quello che il titolo della diapositiva, cioè la chirurgia extraintrauterina. In particolare il trattamento della patologia ricorrente, delle recidive, non so se c'è qualcosa che dà fastidio nel microfono, nelle recidive fa parte del più ampio capitolo del trattamento della malattia pelvica avanzata, e mi fa piacere considerare un caso come quello che ha presentato il professore Preti, un tumore primitivo localmente avanzato che in qualche modo ha bisogno di una strategia integrata, quindi una integrazione tra l'oncologia e la terapia, ma spesso anche di una chirurgia, come lì ha mostrato, che è il conto di un'infiltrazione di organi adiacenti, e quindi un più ampio approccio chirurgico rispetto alle resezioni che normalmente facciamo. Per la malattia recidiva sicuramente la situazione è più complessa, e nella mia presentazione cercherò di farvi passare attraverso questi tre aspetti fondamentali. Uno è la collaborazione con i radiologi per la valutazione della resecabilità. Il secondo aspetto è quello delle strategie chirurgiche che noi abbiamo a disposizione, e il terzo, che non è il meno importante, è la valutazione dei risultati di questa chirurgia, che sicuramente deve essere tenuto in conto, perché sicuramente noi possiamo fare grandi cose, ma dobbiamo tenere presente bene gli aspetti legati alla condizione del paziente e soprattutto ciò che noi possiamo offrire. Il primo punto fondamentale è che nessun paziente con una recidiva pelvica può essere trattato se non ha fatto una risonanza magnetica. Questo è un punto cruciale, credo che il chirurgo si debba sedere, deve imparare a sedersi alla console con il radiologo, imparare a leggere una risonanza magnetica, prendere quante più informazioni possibili. Da questa collaborazione che deve essere stretta, ed è l'unica maniera per selezionare correttamente i pazienti. Un aspetto secondo me da tenere comunque presente è la valutazione clinica del paziente. Quindi io ho fatto parte della mia formazione in Inghilterra, e una cosa fondamentale era la visita in narcosi del paziente, che a mio avviso per i pazienti con la recidiva è fondamentale, perché permette di effettuare delle manovre che normalmente sono sicuramente complesse per il paziente, associare delle indagini come la rettoscopia rigida, che va fatta secondo me dal chirurgo, e la vaginoscopia del paziente di sesso femminile, che ti danno una maggiore valutazione rispetto a quella che sono i punti anatomici, denima, che il professore Prete ci ha mostrato rispetto alle possibilità di una resezione. Quindi risonanza magnetica in tutti, là dove è necessario la visita in narcosi. Questo perché ci sono pazienti nei quali noi dobbiamo evitare l'intervento di pazienti di questo tipo, un paziente nel quale anche il più bravo chirurgo non ha un piano di passaggio, non c'è clivaggio, c'è solo rischio, non c'è nessun beneficio per un paziente di questo
un paziente nel quale noi non abbiamo fatto una corretta sedazione, possiamo fare un intervento molto demolitivo di termini, ma abbiamo però dimenticato di trattare una patologia extra-regionale, e un paziente di questo tipo magari non è stato valutato in un ambiente multidisciplinare, si giocava probabilmente in un trattamento neoadiuvante con chemioterapia di prima, seconda linea, quello che sia, ma in ogni caso va valutato la malattia sistemica. Attualmente ci viene in aiuto la radiologia soprattutto grazie al lavoro di Gina Brown, che ha classificato, questo è il gruppo del Royal Marsden che ha fatto la maggiore esperienza in questo ambito, la classificazione in compartimenti tecnici. Questa è una cosa molto utile perché ci serve per capire esattamente qual è la strategia che noi dobbiamo fare. Genericamente definiamo un compartimento centrale, uno laterale e uno posteriore, soprattutto con il coinvolgimento sacrale. Questa classificazione è figlia dell'immagine radiologica, della risonanza magnetica, quindi ritorniamo al discorso che una strategia chirurgica può essere impostata esclusivamente dopo aver effettuato la risonanza. E adesso vi mostro una carrellata di quelli che sono gli eventi più frequenti, quindi una recidiva perianastomotica localizzata in un paziente nel quale probabilmente la scissione del totale mesoretto non è stata effettuata. Ma ci ricorda che in questo momento le recidive che noi troviamo sono diverse da quelle che avevamo 20 anni fa. Perché? Perché la media del trattamento chirurgico del cancro del retto si è elevata. Generalmente il paziente viene trattato con una corretta scissione totale del mesoretto, quindi il paziente che ha una recidiva di questo tipo probabilmente è un paziente in cui il margine circonferenziale è all'inizio interessato, quindi non è una colpa chirurgica, è un paziente che ha un fattore di rischio e quindi in qualche modo anche la strategia chirurgica successiva deve tener conto di una nuova condizione anatomica. Noi non troviamo più il grasso per ritrovare il piano posteriore, abbiamo un mesoretto che è stato completamente ascoltato, quindi andiamo direttamente sulla fascia pelvica. In alcuni casi come questo, per esempio, che è una recidiva di un paziente che aveva un tumore alla giunzione dell'ettosigmoide, in cui, come diceva il professor Prete, probabilmente la nostra escissione posteriore non è stata adeguata e quindi io ho fatto in realtà un intervento non completo, questa non è una recidiva, questo è un residuo di malattia che in qualche modo deve essere corretto in una strategia chirurgica più adeguata. Una recidiva sulla rastomosi, anche queste non, spesso vengono facilmente addebitate all'atto chirurgico in una condizione in cui l'anastomosi è sul piano degli elevatori, il chirurgo probabilmente non aveva altro tessuto mucosale comunque della cuffia rettale da asportare. Questa è una recidiva che parte ad inizio da un interessamento del tessuto periviscerale. Anche questo è un malato probabilmente che, indipendentemente dalla chirurgia che ha avuto, potrebbe aver avuto la recidiva. Ci sono poi gli interessamenti laterali con il coinvolgimento della fascia presacrale, ci sono le invasioni degli organi adiacenti, in particolare sul piano anteriore. Questo si tratta non di una recidiva, ma di una malattia totalmente avanzata in cui cominciamo a discutere la possibilità che la chirurgia debba essere resettiva multiviscerale e quindi una pianificazione corretta nella strategia iniziale. La malattia di Krugenberg è molto interessante anche nella patologia rettale e colorettale perché presuppone a mio avviso la necessità di una strategia più integrata che dimostra di valere. La recidiva linfonodale, anche questo è un paziente trattato in maniera corretta perché il mesoretto, quello che vedete del mesocono che viene portato in basso, è una malattia extrapelvica, anche qui bisogna ragionare sulla possibilità di strategie integrate. Se andiamo prettamente sull'aspetto chirurgico, se noi consideriamo l'approccio alla recidiva pelvica come un approccio extraterritoriale, potenzialmente tutte le recidive sono resecabili. Non esiste un tumore recidivo della pelvica che non possa essere resecato se noi andiamo per via extraterritoriale. Questo noi l'abbiamo imparato nel tempo, devo dire l'esperienza anche negli ultimi anni della peritonectomia e quindi l'approccio completo alla pelvi aiuta sicuramente nel gestire questo tipo di pazienti. E vedete che ci sono dei piani di attacco che possono tener conto appunto di un approccio totalmente extraterritoriale, come adesso lo vedete coinvolgendo anche la vescica, e via via nello spostarsi posteriormente nell'approccio ai vari spazi che esistono naturalmente tra gli organi, tenendo conto che però laddove c'è un sospetto di infiltrazione noi dobbiamo partire dall'organo più anteriore,
e quindi se io ho un sospetto di infiltrazione dell'utero necessariamente dovrò pianificare una risezione coinvolgente l'apparato genitale. Così come l'approccio posteriore è quello che ci permette in qualche modo di curare anche la patologia che interessa l'osso o il sacro. Quindi se noi consideriamo i piani possibili di resezione, vedete che c'è il classico piano della total mesolateral excision esteso lateralmente fino al piano osso, quindi al bacino, via via che sono interessati gli altri organi. Addirittura noi possiamo fare in alcuni casi, come descritto soprattutto dai colleghi che si interessano in chirurgia pelvica ginecologica, anche resezioni extrapelviche col coinvolgimento dell'osso. È chiaro che una strategia di questo tipo deve tener conto della prognosi del malato, delle sue condizioni generali e soprattutto di ciò che può darci in alternativa un trattamento medico associato alla radioterapia. Un aspetto particolare è proprio quello che poi ha mostrato il professore Verde, l'interessamento del peritoneo, che è una cosa frequentissima nei tumori che sono al di sopra della flessione. E parliamo, come diceva il professor Verde, di tumori che non necessariamente sono tumori del retto prossimale, ma sono spesso tumori del retto medio o tumori del retto distale, in particolare condizionati anatomici. Quando c'è un interessamento del peritoneo, probabilmente la chirurgia da sola non è sufficiente. Da un punto di vista pratico, quando trattiamo una malattia pelvica ci conviene partire dal piano vascolare, quindi fare un'estesa nefrettomia, che significa partire dal piano aorto cavale, che ci permette di ritrovare un piano, soprattutto nei pazienti già trattati e spesso trattati con la radioterapia, un piano embriologico corretto. È chiaramente una chirurgia che prevede un'esperienza, una competenza dell'infettivo. Una volta ritrovato il piano embriologico posteriore si riesce a identificare la fascia resecale laddove è interessata la resecata e fare soprattutto la peritonite. Questi sono quadri anatomici che dimostrano quanto sia importante il riconoscimento delle strutture, sono state ben mostrate dai colleghi della radiologia e soprattutto la necessità in alcuni casi di fare ampia radiologica, soprattutto con dei rischi operatori come mostrato dalla presenza della asportazione della fascia presacrale, quindi la possibilità di insanguinamento delle vene presacrali. È una strategia complessa, ma negli anni noi abbiamo imparato a svilupparla con le dovute accortezze, non deve spaventare, perché una volta che hai riconosciuto la possibilità di identificare costantemente i piani biologicamente corretti e soprattutto che sono liberi dalla malattia, questa chirurgia diventa meno difficile, meno impegnativa dal punto di vista psicologico. È chiaro che il sacrificio d'organo è importante, bisogna, secondo me, e io ho la fortuna di farlo, collaborare con gli specialisti d'organo. Significa che io all'inizio con la cistectomia la facevo insieme a un urologo, adesso mi sento più sicuro a farla, ma non c'è nulla di strano a chiamare un urologo, a chiamare il ginecologo, a chiamare l'ortopedico, perché questa collaborazione fa crescere tutto. E quindi la sezione un piano che un tempo i nostri maestri ci siamo, una volta che sei soppresso Santorini Zanni e non c'è più nulla da fare, è una cosa che domini più facilmente, e noi l'abbiamo fatto anche in chirurgia non invasiva, come proprio discutevamo, con un ausilio di strumentazione avanzata. Le resezioni chiaramente vanno su un piano dall'anteriore verso il posteriore, si identificano con varie strutture, la possibilità di appunto avere un campo chirurgico che sembra quasi una sezione autoptica, ma che è l'unica maniera per portare via l'intero embryo contenente la recidiva e quindi la possibilità di una resezione R0. È possibile la ricostruzione, in alcuni casi si può fare, chiaramente aumenta la mobilità e non necessariamente questo è un paziente che recupererà la possibilità di una funzione, soprattutto se abbiamo fatto un'estesa linfectomia e quindi una deprivazione nervosa degli organi medici. Il concetto fondamentale è che questa è una chirurgia che prevede la resezione in blocco, quindi io devo essere sicuro di portare via tutto l'insieme degli organi coinvolti. L'aspetto interessante che noi stiamo andando ad esplorare è proprio questo, in particolare per le neoplasie in cui l'interessamento peritoneale è previsto, associare un trattamento ipertermico intraoperatorio, chemipertermico intraoperatorio, è una nuova strada. Questa è stata percorsa in fase iniziale da Schumacher come nuovo approccio a un trattamento che viene definito proattivo, cioè profilattico. E allora proprio le malattie come quella che ha mostrato il professore Brecht si potrebbero giovare di una strategia aggiuntiva nel tentativo di ridurre il rischio di una recidiva, che non è una recidiva locale, perché noi abbiamo portato via correttamente l'intero embrio,
ma la diffusione all'interno del territorio. E questo vale soprattutto per le neoplasie mucinose, che in qualche caso costituiscono, in qualche modo costituiscono il problema principale per quanto riguarda le vescive. E quindi in tutti i casi in cui c'è stato lo spillage della malattia tumorale, vuoi per un'infiltrazione diretta, o vuoi come succede per esempio in urgenza per un trattamento di una neoplasia che si è perforata nella cavità peritoneale, associare una strategia di questo tipo potrebbe essere interessante. Questo vale anche laddove io ho la perplessità di aver fatto una resezione R0, una R1, perché c'è un margine necessariamente positivo, perché non sono potuto andare oltre la fascia pelvica, non ho avuto possibilità di fare resezioni aggiuntive. In quel caso aggiungere un trattamento che mi pertengo può essere una strategia. Questo è il dato presentato da Sugarbeck nel lavoro, che vede come le due curve, i pazienti che hanno avuto il proactive rispetto a quelle che invece non hanno avuto il trattamento, siano nettamente differenti, quindi c'è una potenzialità di efficacia notevole in questi pazienti. È una cosa da tenere in mente, soprattutto per chi tratta l'urgenza. Il gruppo di Sugarbeck in questo momento sta facendo una grossa campagna di promozione di urgenze della zona di Washington, dicendo: se vedete una malattia perforata in superficie peritoneale, anche con l'approccio laparoscopico, fate una ligazione intestinale e dopo una settimana andate con una chirurgia a intento resettivo associato a un'invertebrata. L'approccio posteriore, quindi laddove c'è un'invasione del sacro, è sicuramente quello più complesso, anche lì è auspicabile, anzi è assolutamente necessaria la collaborazione con l'ortopedico, anche lì non esiste nulla di non resecabile, tranne che noi non generiamo una morbidità successiva legata prevalentemente alla deambulazione. Ci siamo spinti sempre più in alto, siamo arrivati anche alla resezione di S2 con la scheletrizzazione dei tassi nervosi laterali. In ogni caso, pazienti che una volta venivano definiti inoperabili, ci si può ragionare anche con intento palliativo. Questi sono pazienti che hanno dolore, pazienti nei quali il trattamento radioterapico è stato già utilizzato, hanno fatto 2, 3, 4, 5 linee di chemioterapia. Il paziente ha una malattia localizzata in pelvi, senza metastasi a distanza, un paziente che è già considerato. Gli approcci possono essere diversi, ma sostanzialmente in posizione prona si ottiene un buon controllo della, diciamo, della superficie della concavità sacrale, e laddove la parte pelvica è stata già effettuata si procede alla resezione posteriore, che in qualche modo rende la possibilità di trasformare una resezione, un paziente inoperabile, in una resezione L0. In alcuni casi la malattia pelvica è estesa al perineo, che si tratta di una recidiva su un MAES. In questo caso, per esempio, si vede un paziente che è stato trattato con un carcinoma squamoso dell'ano. Quando si fanno così estese resezioni perineali, c'è la necessità di un'altra collaborazione, quello con il chirurgo ricostruttore, perché non esiste paziente, soprattutto pluriradiato, in cui ci sia la possibilità di fare un'adeguata ricostruzione perineale senza avere le scienze, grosse complicanze della peritonite, e quindi prevedere una collaborazione con un chirurgo plastico è fondamentale. In questo caso si tratta di un limbogramma che si accomoda perfettamente in pelle, e dimostra l'immagine, ha anche un effetto di feeling che in qualche modo permette di evitare una serie di problematiche come il passaggio della pelvi sulle ambulanze ideali sul perineo, con un'incidenza maggiore di fenomeni suboclusivi o occlusivi post-operatori. A San Marzio hanno sviluppato quest'altra tecnica che ha meno effetto in termini di riempimento della cavità pelvica, ma sicuramente più semplice per il paziente, perché è un approccio totalmente posteriore con un lembo muto di arteria lutea inferiore e bilaterale. I risultati, questo credo che sia il tema secondo me più importante alla fine di questa disamina, sostanzialmente sono ancora deludenti, forse perché l'integrazione che noi facciamo con gli oncologi medici e le previsti non è ancora arrivata. Abbiamo imparato a discuterne, ma non siamo ancora lineari nelle decisioni, quindi probabilmente questi risultati potranno essere migliorati. Questa è una sopravvivenza libera da recidiva locale. Vedete che a 36 mesi c'è la possibilità di avere una buona sopravvivenza su un 80%, laddove la resezione è R0. Ritorniamo al discorso: il paziente va correttamente selezionato. È inutile fare un R1 considerato che c'è un'elevata morbidità. In maniera sommaria, un terzo di questi malati sopravviverà a 5 anni, un terzo farà una recidiva, forse qualcuno si potrà ancora recuperare.
un terzo muore di malattia disseminata. Quindi la selezione è fondamentale, noi dobbiamo creare i presupposti per personalizzare il trattamento e identificare la corretta strategia. Questa è la nostra casistica degli ultimi 8 anni, sono 51 pazienti con peritonie totali. Vedete che c'è una morbidità generale 56%, ma su due fa una continenza. 38% sono minori, ma le maggiori sono il 28%. Uno su tre fa una complicanza maggiore, che porta a prolungate degenze ospedaliere. Questo è un discorso che peraltro va inserito in un contesto di valutazione dei costi. Mortalità 4%. Certo, noi siamo un centro in cui non è improbabile che un paziente arrivi alla mortalità, perché è complessa la patologia che viene trattata, ma va tenuta presente. E soprattutto c'è un tasso di riammissione del 30%. Anche questo necessita di un sistema organizzativo adeguato, perché io devo essere pronto a riaccettare il paziente, cosa che gli studi oncologici che non hanno consultato non è facilissimo. Selezionare i pazienti significa anche saper decidere che un paziente, per esempio obeso, diabetico, con gravi scompensi, con gravi comorbidità, bisogna sapergli dire di no, perché di fatto il suo tasso di mortalità è diverso, così come il paziente troppo anziano, nonostante sia finito il rischio di complicanze e più elevato. E in ultimo, non bisogna assolutamente mai dimenticare di rivolgersi agli altri specialisti, perché proprio nel tentativo di personalizzare il trattamento noi dobbiamo collaborare con tutti. Questa è una diapositiva che raccoglie tutti, compreso le figure che vengono considerate minori, come appunto il fisioterapista, chi si interessa del nursing specifico, pazienti che hanno doppie stomie. Quindi in questo modo bisogna generare un meccanismo virtuoso che permetta di garantire il migliore risultato al paziente. Grazie. Interessante, soprattutto diciamo, è stato messo un salto di importanza che comunque deve essere certamente la chirurgia anche in questo gruppo di pazienti, purtroppo hanno la fortuna di presentare la terapia, e come giustamente tu sottolineato, l'importanza è sicuramente la collaborazione, anzi credo che bisogna pianificare, credo, prima di intervenire, una strategia, soprattutto nei casi più complessi dove effettivamente si prevede che la chirurgia possa non essere una chirurgia radicale, ma che questo è quello che bisogna mettere in conto, e quindi pensare già allora come articolare tutto quanto il programma successivo. Soprattutto molto interessante anche l'idea dell'operabilità, qualcuno diceva prima, definire i criteri dell'operabilità. I criteri dell'operabilità poi sono legati moltissimo all'operatore, e non soltanto all'operatore, poi al contesto. Contesto significa multidisciplinarità, per cui prima di sentenziare una parte del paziente fatta una risonanza magnetica, una TAC eccetera, non sia operabile, io lascerei l'ultima parola al chirurgo, ma soprattutto al risultato di un team multidisciplinare, quindi evitare assolutamente di dare o false speranze o addirittura idea di un disastro imminente, e quindi sottolineare che ormai non c'è più nulla da fare. Questa è una cosa che dobbiamo imparare a fare. Se non abbiamo le possibilità di esprimerlo, è meglio dire un attimo solo, vediamo un attimino, rivalutiamo le cose assieme ad altri specialisti e andare avanti, perché altrimenti diventa un disastro. Recuperare un paziente che ha avuto già una sentenza è difficile. Poi succede quello che ha detto adesso il nostro presidente della SICO. Le persone vanno fuori e purtroppo non vengono viste fuori come dei malati, ma come degli esseri circolari che vanno d'occhio. Questo è un grosso problema, noi che lo affrontiamo quotidianamente, non chirurghi, è una cosa drammatica sapere che il paziente che arriva a Siena, Pisa, Milano, eccetera, viene operato il giorno dopo, non perché sono più bravi o più competenti, ma perché c'è un interesse dietro. Quindi questi pazienti verranno educati doppiamente. Primo, perché sono educati, prima perché vengono operati subito. Vi dico una cosa, ma è molto veloce. Vediamo un paziente recentemente, un tumore, eccetera, riusciamo a inquadrarlo rapidamente per l'intervento chirurgico, abbiamo avuto una reazione quasi opposta, cioè troppo veloci, ma che sta succedendo? Cioè, è una cosa nuova, non è possibile.
ed è scoppiato in lui il problema, ma perché stiamo andando così veloci? Io ho dovuto parlare con la famiglia e spiegare che se fossero stati a Milano questa cosa era senso di efficacia e di efficienza, da noi invece è espressione di forse non sanno cosa fare, perché mi vogliono operare. Cioè, attenzione, noi stiamo vivendo questo aspetto ora nel meridione, quindi sarebbe bello poi aprire un dibattito anche in questo senso. Lascio la parola poi al mio filo collaboratore, che è il dottor De Luca. Io da poco sono diventato direttore all'IRIS di Bari e quindi eredito il dottor De Luca con grandissimo piacere, perché è una persona di alta competenza, quindi adesso dovremmo sentire da lui che cosa vorrebbe fare per formare i chirurghi di nuova generazione, specialmente nel campo oncologico. Allora, salve a tutti, ringrazio il dottor La Torre e la dottoressa Graziella Manina per il gentile invito, e in un colpo solo mi ritrovo a ringraziare e a ricordare diciamo la persona che ha dato, io lo definisco, il timbro su di me, il professor Prete, con il quale ho cominciato la mia esperienza chirurgica. Poi il professor Del Rio, che ha avuto fiducia in me e mi ha nominato come coordinatore nazionale del gruppo Ian Sico, che lui ha fortemente voluto per dare una nuova vitalità alla società e per dare spazio ai giovani. E non ultimo, per importanza, il mio attuale primario, Michele Simone, che mi sta facendo rivivere quella che io definisco una nuova primavera chirurgica, dandomi grande fiducia. La mia sarà una relazione politica, scusate, perché praticamente poi abbraccia alcuni aspetti che ha diciamo, sottolineato il direttore generale all'inizio. Il training del chirurgo. Il training innanzitutto è legato all'acquisizione di conoscenze. Il training significa acquisizione di determinate competenze, di determinate conoscenze, quindi presuppone che ci sia un tutore, un mentore che dia degli insegnamenti, in particolar modo della SIC, della Società Italiana di Chirurgia Oncologica, dalla sua affiliazione alla ESSO, sulla necessità e l'importanza dei centri di riferimento oncologici e sulla necessità di avere un curriculum che sia riconosciuto per un chirurgo oncologo a livello globale. Diciamo che sappiamo benissimo come è strutturato il percorso accademico nell'ambito della specializzazione di chirurgia generale e come dopo la specializzazione di chirurgia generale non ci sia un ben definito percorso di fellowship, sebbene siano presenti master corsi così come in altre realtà europee. Quindi qual è la situazione in Italia? Non è presente una scuola di specializzazione in chirurgia oncologica. E in Europa lo stesso vale in Europa, nel senso che ci sono le varie organizzazioni chirurgiche professionali che poi curano il percorso formativo dei chirurghi, più che altro orientati sull'organo. Quindi in questo deserto praticamente cosa succede? Che io ritengo che società scientifiche come la nostra, come la SICO, che si sono da qualche anno affiliate alla società, alla più grossa società europea, la Società Europea di Chirurgia Oncologica, debbano sviluppare dei sinergismi, delle partnership per formare dei chirurghi oncologici 2.0 moderni. Ecco perché 40 anni fa è nata la chirurgia, la Società Italiana di Chirurgia Oncologica, con lo scopo di formare dei chirurghi oncologici, di formare dei chirurghi che riuscissero ad
trattare i pazienti in maniera multidisciplinare. Una società che ha guardato anche delle associazioni non profit, le associazioni dei chirurghi, dei malati e dei parenti dei malati, come la FAO, come l'AIMAC, per realizzare anche da questo punto di vista un certo sinergismo. Il problema sul training e della certificazione è stato anche recentemente valutato da alcuni contributi scientifici alla luce del fatto che c'è un aumento drastico registrato dall'International Agency for Research in Cancer dei casi di cancro a livello mondiale, quindi il cancro del polmone, della mammella e del colonretto. Quindi questo è una realtà estremamente cruciale ed evidente che si sta venendo a delineare non solo a livello del panorama nazionale, ma anche a livello europeo e a livello mondiale. E differentemente da 40 anni fa, in cui c'era il chirurgo che era l'unica figura importante che si trovava di fronte a trattare un tumore, adesso il primo messaggio deve essere quello di un trattamento multidisciplinare, cioè il chirurgo oncologo deve essere un chirurgo che si deve interfacciare con il radiologo, con il radioterapista, con l'oncologo come figure principali, ma anche con direi anche delle figure di supporto che sono il nutrizionista, l'enterostomista e anche, come sta avvenendo da noi recentemente, con lo psico-oncologo. Quindi un chirurgo che debba, moderno, che debba capire attraverso questa interazione qual è il tipo di chirurgia e il timing della chirurgia. Un chirurgo che, oltre ad avere le capacità tecniche chirurgiche, deve anche considerare quella che è la biologia del tumore. Quindi ecco perché è importante il training, ecco perché è importante avere una certificazione di chirurgo oncologo, che comunque è ancora attualmente estremamente variabile a livello mondiale e a livello delle varie nazioni europee. Training significa anche, come dicono gli inglesi, being hands on, cioè mettere le mani, detto in maniera volgare, ma soprattutto, a mio modo di pensare, anche lavorare in centri di riferimento per il cancro. Quindi mi trovo pienamente d'accordo con quello che è stato detto stamattina dal direttore generale. La SICO sta lavorando molto per quanto riguarda i centri di accreditamento, perché un chirurgo giovane deve sapere perfettamente cos'è una TME a immagini radiali. Una chirurgia della mammella deve essere eseguita in una breast unit. Bisogna acquisire conoscenze tecnologiche che siano legate alla laparoscopica, alla robotica o a nuovi approcci, per esempio, visto che stiamo parlando di tumore del retto, come la chirurgia mininvasiva, come la TEM o la TAPME o altro. Quindi lo scopo è quello di riuscire ad avere una formazione che, in cui il chirurgo sappia trattare un cancro, ma trattare un cancro perché è parte di un discorso multidisciplinare e soprattutto sottolineare l'importanza di una cooperazione con le organizzazioni dei malati di cancro e dei loro parenti, affinché questi siano informati su quelli che sono i centri di riferimento, che non debbano essere necessariamente, ripeto, che devono essere campanilista, istituti oncologici, possono essere altri centri di riferimento che trattino la patologia oncologica con standard elevati. Io vi voglio farvi soffermare su questa diapositiva. Questa diapositiva è tratta dall'OncoGuida, che a mio modo di vedere è lo strumento moderno più attuale per avere un quadro di quella che è la situazione a livello italiano sul trattamento dei tumori. Allora, parliamo di tumore del colon retto. Su 952 chirurgie che hanno eseguito tumore colorettale, solamente in 166 venivano raggiunti quei surgical volume che sono poi direttamente proporzionali sia ad outcome che a breve che a lungo termine. Quindi l'importanza dei centri di riferimento, che in Italia non, di
cui in Italia non si tiene probabilmente ancora conto in maniera adeguata. E l'oncoguida, ripeto, è una espressione di una collaborazione tra le varie società scientifiche oncologiche, AION, AIRO, SICO, ma anche la FAO, l'AIMAC e il Ministero della Sanità. E questo è un dato eclatante, e forse molti sapranno. Più alto è il volume chirurgico, migliori sono i risultati. Per una chirurgia colorettale il minimo richiesto sono almeno 70-50 procedure all'anno. Lo stesso vale per il tumore alla mammella, sappiamo ormai che è stato ben definita quelli che sono diciamo i dogmi perché il tumore alla mammella deve essere operato, quindi la breast unit. Cosa ha fatto la SICO insieme alla ESSO? Ha creato un European Board of Surgery, un esame che definisse molto, molto difficile, che definisse essere un diploma per essere chirurgo, che certificasse un chirurgo oncologo. Quindi andando oltre quelle che sono le istituzioni a livello italiano, oltre anche quella che può essere l'università. Quindi il professor Marelli inizialmente ha creato un core curriculum con lo scopo di individuare dei centri ideali dove poter fare training chirurgico, dove ha creato le opportunità di scambio di chirurghi a livello europeo e in cui anche la SICO si è introdotta. Ma se andiamo a guardare dall'altra parte dell'Atlantico, non è che negli Stati Uniti la situazione sia tanto migliore, perché sempre su Advanced Surgery nel 2015, come potete vedere, la maggior parte delle procedure chirurgiche deriva ancora eseguita nel 20% da chirurghi generali. Cosa è successo? Questo è un recentissimo articolo in cui le due maggiori società oncologiche mondiali, cioè la ESSO e la Society of Surgical Oncology americana, si sono incontrate e hanno definito che di fronte ad un incremento mondiale dei numeri di casi di cancro suscettibili di intervento chirurgico fosse fondamentale definire la professionalità di un chirurgo oncologo, quindi di creare un global curriculum, come definiscono loro. Quindi hanno creato questo ponte di collegamento fra di loro, che spero sia l'unico. Perché? Perché praticamente una buona chirurgia oncologica in centri di riferimento significa una chirurgia sicura, significa salvare le vite, ma se vogliamo essere un pochettino più pragmatici, è stato anche calcolato quello che un miglioramento della chirurgia oncologica impatterebbe sul prodotto interno lordo in termini di costi sociali. Sappiamo benissimo che una chirurgia eseguita in centri non di riferimento è gravata da una mobilità maggiore. Questo significa, detto in maniera spicciola, un readmission rate, un paziente che ritorna, significa un paziente che ha complicanze, che sono tutti costi che impattano sul nostro sistema sanitario nazionale, e chi di noi non sa che cosa stiamo passando ultimamente. Ecco perché il messaggio di questa addirittura commissione che è stata creata da Lancet Oncology è quello di creare a livello proprio mondiale un sistema che favorisse gli scambi internazionali, che favorisse l'individuazione di centri altamente specializzati e soprattutto la formazione e l'educazione dei nuovi chirurghi, dei nuovi chirurghi, per avere una chirurgia sicura, per avere una chirurgia al momento giusto e per avere anche un ritorno fondamentale in termini tipo economico. Io vi lascio e vi ringrazio con diciamo un invito al prossimo congresso internazionale della Società Italiana di Chirurgia Oncologica, dove speriamo voi in massa potete venire. Grazie. Raffaele, per la presentazione. Penso che dovremmo aprire un attimo la discussione. Io penso che dovremmo appunto fare la discussione, visto che qui sono stati inseriti vari discassano il Cuccino, D'Alessandro, Falcone, Fusco, Goffredo, Montigno, Gambato e
qualcuno non c'è. Ecco, sono i tre, almeno i presenti comunque. Ecco, esatto, perfetto. Comunque possiamo pensare. Buongiorno a tutti, grazie al dottor Antonio e grazie agli organizzatori. Volevo fare alcune domande, visto che abbiamo la grande fortuna di avere oggi tra noi il professor Del Prete, professor Prete, che sappiamo tutti chi è. Innanzitutto esprimere un complimento vero per quello che ci ha fatto vedere, per una tecnica sopraffina, un video molto bello, un intervento bellissimo. Vorrei fare alcune domande, alcune inerenti a quello che abbiamo visto e altre un attimino, un poco così, in generale, forse per accendere anche un pochino il dibattito. Prima domanda, lei ha parlato di un T4 e mi chiedo come mai non è stato, non ha avuto un trattamento neoadiuvante prima. Da quello che ho capito non è stato trattato con terapia neoadiuvante. La seconda domanda, sempre in relazione a quel video, tra l'altro molto bello, soprattutto da un punto di vista tecnico, da un punto di vista anatomico, veramente bello, bello, bello. L'ha protetto con l'anastomosi o non l'ha protetta? E poi, ancora, questo per quanto riguarda il bambino. In generale, lei che ha avuto la fortuna, come me e come qualche altro in questa sala, di assistere ai vari passaggi dalla chirurgia open alla chirurgia mini-invasiva, ha notato in relazione a come ci siamo posti nel tempo nei confronti del tumore del retto una riduzione delle recidive in relazione a come abbiamo affrontato negli ultimi tempi questa patologia così importante, perché io credo che la chiave è tutta là, anche se qualcuno dice no, però io penso, è una mia convinzione, un mio convincimento, che chirurgia open e chirurgia invasiva forse c'è anche una piccola differenza. E poi un'altra domanda, chiedo scusa se mi sono dilungato, è come si pone il professor Prete, visto che è un'autorità nel campo, con rispetto ai linfonodi termici laterali, esiste ancora un dilemma trattarli con terapia multimodale come facciamo noi europei, oppure come ha già capito trattarli, diciamo, come fanno i giapponesi, considerarli, diciamo, parte integrante dell'atto chirurgico. Grazie. Credo che le risposte bisogna rivolgere dopo, possiamo rispondere adesso, forse è meglio. Va bene, grazie innanzitutto della considerazione, dell'attenzione e di tutte le domande che ha fatto, che mi danno la possibilità anche di precisare qualcosa che non è stato possibile precisare durante l'esposizione. T4 di un tumore intraperitoneale, un tumore che ha coinvolto o perforato, come dicono i patologi, il peritoneo, non è una diagnosi prechirurgica facile, nel senso che la risonanza magnetica non è, in questo caso in particolare, neanche l'adesione al peritoneo parietale prevescicale era stata diagnosticata prima dell'intervento. Si trattava di un tumore localmente. Non abbiamo fatto il pretrattamento, non abbiamo chiesto di fare il pretrattamento, perché c'è sempre stato rifiutato nei tumori intraperitoneali. E questo è un problema dei radioterapisti, soprattutto. Un problema aperto che non so, addirittura c'è un ospedale, non ne faccio. Dico, lo posso dire perché San Giovanni Rotondo, dove abbiamo mandato diversi pazienti a fare il radiale negli anni precedenti e venivano rispediti indietro quando non sono stati operati in loco, dicendo che il tumore affiorava al peritoneo.
dunque dovrebbero essere esclusi da una radiografia. Questo è un tumore a 15 cm, credo che l'orientamento internazionale sia di non preoccupare questo tumore. E quindi il trattamento chirurgico. Adesso invece si pone sicuramente il problema del trattamento adeguato. Protezione anastomotica, noto in questo caso. Noi ci regoliamo generalmente in questo modo, facciamo degli anastomosi laterotermini quando il tumore è extraperitoneale e se l'intervento è l'anastomosi non ha un altro facciamo una endoscopia fantastica. Qui c'è il dottor Alfredo Benica, cui venne la germinale idea di fare questo quando abbiamo lavorato insieme e che poi ha avuto una sua standardizzazione. In questo caso il paziente non ha avuto problemi, la lotta che mettiamo sotto le costi viene rimosso dopo due settimane. Se c'è una differenza nelle recidive posso parlare solo della mia esperienza. Che non è poco. Grazie. Tra chirurgia open, chirurgia laparoscopica, non parlo ancora della terapia del robot perché è un'esperienza assolutamente differenziata. Non ho notato una grande differenza, però devo dire che esiste una selezione nel nostro gruppo per i tumori che hanno un sospetto di interessamento, di coinvolgimento della fascia pelvica, di non portarli ad un, quando c'è un allargamento previsto alla vescicola seminale, all'utero o alla parete vaginale, preferiamo ancora farli in aperto. E non, quindi non ho notato una differenza, però è importante che ne prendiamo di questa selezione. Linfonodi laterali è una domanda bellissima a cui non so quanti nel mondo possano rispondere con certezza. Credo che l'orientamento generale a cui noi ci siamo adeguati, perché una volta un linfonodo nei tumori localmente avanzati del retto sottoperitoneale facevamo lo svuotamento delle fosse laterali e della linfectomia laterale. Oggigiorno non più, a meno che non siano dimostrati dalla risonanza magnetica dei linfonodi sospetti patologici laterali, non entriamo nella posizione laterale. Spero di aver risposto con tutti i dubbi che vi posso. Voglio approfittare della presenza del terapista, del professor Rossi, a cui volevo girare la domanda che ha fatto il professore Previ, cioè se questo tumore di 4, di 3, intraperitoneale, può essere motivo di trattamento dell'epatite. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, cercherò di essere brevissimo. Quando abbiamo iniziato a parlare di terapia preoperatoria, a voi chirurghi, i pazienti non ce li volevate mandare perché avevate paura delle conseguenze. Adesso ce ne mandate troppi, appunto, perché i dati di letteratura, quello che dimostra, perché poi la radioterapia, anche se è fatta bene, la tecnologia è migliorata, si mette tutti più bravi, danni ne può fare. E in particolare ci sono ormai studi anche sulla qualità della vita, sulla funzione dello sfintere, quindi dobbiamo pure stare attenti a farlo a chi effettivamente se la merita. E ormai i dati di letteratura ci dicono, e questo è anche un limite sull'indicazione della preparatoria, che la preparatoria serve quando c'è una componente della malattia extraperitoneale. Cioè se la malattia è totalmente intraperitoneale, la rende proprio per ragioni anatomiche di investimento intraperitoneale. Quindi la radioterapia diciamo deve essere fatta nella patologia del retto localmente avanzato purché almeno parte del tumore, per cui può essere un tumore a cavallo, però parte della neoplasia sia extraperitoneale, quindi sia al di sotto della riflessione peritoneale. Quindi la distanza al margine anale non serve, perché voi mi insegnate che la riflessione peritoneale è diversa tra quella anteriore e quella posteriore.
inferiore. Quindi, ma con la risonanza magnetica noi dobbiamo identificare, se possibile, la riflessione peritoneale, e solo nei pazienti in cui, e non sempre si vede la riflessione peritoneale in risonanza magnetica, ma quando ci sia un, come si può dire, soddisfacente sospetto di estensione della malattia al di sotto della riflessione peritoneale, esiste, purché la malattia sia totalmente avanzata, esiste un'indicazione all'operatore. Per cui un T4 completamente intraperitoneale, riferendosi al caso presentato dal professore prima, teoricamente non aveva indicazione a fare un trattamento di operatore. Grazie. Giuseppe Fanciola, innanzitutto Pino, grazie dell'invito. Un quartiere così qualificato, delle relazioni così qualificate, io faccio solo una domanda, perché mi do la 5. Le faccio questo prete, le faccio questo intervista, voglio salutare il dottore Stranzini, nel frattempo è arrivato, il nostro, è stato il nostro punto di riferimento, il chirurgico. E volevo chiedere, che ne pensate della PMA, per dire, transanale? In parte c'è la risposta già del professor Prete dal punto di vista anatomico, e ne pensate di andare da sotto, ma è una cosa che è difficile, però vorrei sentire il vostro parere. Grazie, io ho fatto leggere adesso, abbiamo pubblicato una serie di osservazioni sulla rivista dell'International College of Surgeons alla pubblicazione fatta da Lesi, che è il più grande contributo internazionale sulla chirurgia, che sicuramente ha degli aspetti interessanti, perché è vero che andando primariamente per via transanale si riesce ad avere un'osservazione, una visualizzazione migliore sui nervi sacrali, su quella zona cosiddetta di terra di nessuno dove ci si perde. Però attenzione, voler spingere la dissezione a tutto il retto è un'impresa, secondo me, contro anatomia o contro natura, come volete, perché in realtà quello che si fa oggi con l'apparecchiatura che si mette transanale aiuta senz'altro, ma non c'è niente di nuovo. Io vi vorrei ricordare che nel 1992, cioè un anno solo dopo la prima resezione colorettale pubblicata, un certo chirurgo che si chiamava Kim ha pubblicato un intervento laparoscopico fatto per via iniziando per via transanale, senza ovviamente laparoscopia, ma iniziando a fare la dissezione, che però si fermava con i cd e poi tutto il resto si faceva per via. Ancora Mark di Filadelfia ha fatto programmato la via, la tata cosiddetta, che prima si faceva sempre con il primo accesso transanale e poi, quindi è interessante il fatto che con la laparoscopia, lo strumento, quello che sia il gelpoto oppure altri tipi di, si riesce a fare qualche cosa, purché non ci si spinge a fare, perché cioè, è complessa la dissezione, la curvatura del sacro non è sempre la stessa e si può finire. Io ho visto fare una diatria e ecco finita in tragedia con un sanguinamento che non si è riuscito ad arrestare sul piano presacale perché si è finiti dietro. C'è l'ipertrofia prostatica importante davanti che sbilancia il piano di dissezione, non è un piano rettilineo, mentre vantano questo fatto che anteriormente per via rettilinea si arriva al peritoneo, quindi ci sono questi limiti. Per cui per il momento non c'è una standardizzazione. Sicuramente più esperienze di me c'è dal professor Di Luca. Io sono stato un entusiasta all'inizio della strategia dell'approccio transanale, devo dire che ho assistito alla
seduta cosiddetta di valutazione della procedura di Antonellesi, quando era presente anche Quintin, le grida di entusiasmo, di Quintin che vedeva la legge Lair, vedeva la dissezione così facile, avevano in qualche modo contagiato tutti quelli che erano in sala. Sì, era diciamo il 2013 e in qualche modo siamo partiti su questa strada nel tentativo di verificare la continuità. Mi sono molto raffreddato per due motivi. Uno, perché effettivamente l'indicazione che noi poniamo per un approccio transnazionale, perché si poneva all'inizio che Antonio Lisi ha continuato a correre per tutte le neoplasie del retto, secondo me eccessiva. Il professore Prete ci ha mostrato che anche in un paziente maschio con un bacino, in questo caso era abbastanza compiacente, ma anche con un bacino conico, la dissezione, se condotta sui piani corretti, è efficace e ti permette di fare un'escissione completa del mesoretto inteso come mesoretto integro, e quindi non necessariamente per un paziente del retto superiore e medio noi abbiamo necessità di trovare una strada alternativa. Credo che invece l'indicazione rimanga per alcune neoplasie in particolare nel maschio anteriore e in condizioni particolari come sovrappeso e come paziente che abbia una irradiazione precedente, cui effettivamente il trattamento chirurgico della parete anteriore è più complesso. Quindi se io voglio pensare che questa strategia può migliorare l'integrità della mia scissione, quindi garantire una fascia mesorettale integra, che è l'unica cosa che noi dobbiamo garantire al paziente, l'indicazione secondo me vale solamente per questi casi e quindi per tumori molto bassi, che poi sono quelli nei quali nella nostra esperienza stiamo utilizzando il robot, anche per motivi diciamo di difficoltà economiche, la selezione è verso quei casi nei quali la chirurgia laparoscopica, che ormai a mio avviso deve essere indicata tranne nei casi in cui 4 situazioni di altri ordini, può essere indicata in tutti i pazienti nei quali ci sia dal punto di vista generale la possibilità di farlo. Quindi casi estremamente selezionati, tumori bassi. Nel caso specifico io utilizzo questa tecnica solo se devo fare una colonna anale o un punto, perché in ogni caso del secondo motivo, quando noi utilizziamo quella superficie con case load così ampio, il rischio di portare via l'anello distale più grosso di quello che normalmente facciamo, quindi devascolarizzando anche, non è successo, il moncone rettale, comporta un rischio di escenze eccessivo e soprattutto trasformiamo le sezioni anteriori in colonnali, cioè la stomosi alte in colonnali in tutti i pazienti, non mi sembra assolutamente vero. Prima di passare la parola al Monti, io devo associare quello che il dottor Falcone ha detto, il dottor Franzucci, vi ringrazio per la sua presenza, è stato per me purtroppo un momento, che parlavo in altre giornate, per tutti i più di rappresentare un riferimento importante che sia di loro sono di persone. Il tumore della parete anteriore è quello che più facilmente può creare il problema. E che alla risonanza magnetica diciamo, non danno come un margine diciamo, positivo dubbio. Lei procede comunque a un intervento esteso nell'uomo, ad esempio, alle cittadinanze, prepara il paziente con un consenso informato dicendo che magari se ha 60 anni, non sappiamo che la vita sessuale di un uomo è abbastanza lunga, può avere l'estensione diciamo, resettiva e quindi come si comporta. Una domanda invece al professor Del Rio, non so se è ancora un problema aperto, quello di trattare la recidiva pelvica e una metastasi lunga del fegato in contemporanea, cioè è un problema questo, limita diciamo, l'estensione al trattamento di recidiva pelvica, una metastasi? Io credo che nel paziente oligometastatico non sia da escludere la possibilità di una lesione cornea e riferiamoci non solo alle lesioni epatiche ma anche al polmone che è retto e tutto va in una strategia comune. Idealmente un paziente che ha fatto una lesione a distanza a mio avviso deve essere trattato prima di tutto con una chemioterapia e ne parliamo di una malattia che diventa resistente. Paziente responde,
ha la possibilità di essere inquadrato chirurgicamente con una chirurgia combinata, tenendo conto che chiaramente l'infettomia estesa, la resezione epatica e la resezione pelvica aumentano la mortalità, quindi di fatto la selezione del paziente poi cade sull'altro versante, che è quello della verifica della conduzione generale. Un paziente che per esempio fa un buon trattamento chemioterapico, ha una buona risposta ed è un fit per la chirurgia, io lo osserverei nel tempo, tratterei la recinta pelvica se diventa sintomatica. Quindi di nuovo la scelta è legata alla fattibilità chirurgica, a ciò che il paziente può tollerare. Non so se rispondere. Ci sono dei criteri, credo, ormai standardizzati. La parete anteriore è quella che più frequentemente coinvolge la fascia mesorettale. Allora, se alla risonanza magnetica si vedono almeno nella, noi ci atteniamo almeno un paio di millimetri libere fino alla lamina di colonnine, non facciamo mai una resezione estesa, ci manteniamo davanti della lamina di colonnine, anche perché c'è un grande dibattito su questo benedetto margine circonferenziale, ma ne possiamo parlare magari se c'è il tempo. Ma quando c'è una fascia importante e non è superata, come è la fascia delle anomalie, non anche un millimetro è sufficiente per non avere problemi. Se invece è superata questa fascia, c'è un coinvolgimento sia pure marginale, allora nei coinvolgimenti marginali conviene portare via una o due vescicole, ma generalmente è una vescicola seminale coinvolta, e non sempre si ha un effetto sulla sterilità del corpo sensato, ma non sulla potenza del sistema urologico. Approfitto del fatto di tenere, se mi è data licenza, per aprire invece un problema sulla relazione del radiologo, che ho apprezzato molto, ma mi piace rimarcare quello che ha detto opportunamente il dottor Simone, che mai un radiologo dovrebbe essere riportato per iscritto una frase di non operabilità o di non esecabilità. Mentre nella mia esperienza ho letto più volte questa frase, tristemente, che ha condizionato anche pure all'estero o nei cosiddetti paradisi sanitari tipo l'Istituto di Milano e altrove, ma anche per semplice buonsenso medico legale, perché la resecabilità è stato già detto che è legata all'esperienza chirurgica, cioè, ma è legata anche a problemi soggettivi. Io non nascondo di avere fatto una resezione della testa del pancreas più una metastasectomia molti anni fa, quando la verifica di un'unica metastasi microtendolare era un motivo di esclusione dall'intervento di DCT, ad un medico che pose un problema etico. Io voglio, e le altri sottoscrivo, voglio essere resecato per il tumore primitivo e per la metastasi. Come fate voi a dire di no ad una cosa del genere? Quello era un intervento non resecato, non operabile con i criteri. Oggi forse si fa, se ne parla un'altra volta, se ne riparla. Ma per dire che la resecabilità è anche deve tenere presente anche della volontà del paziente. Quindi, per carità, non lo resecato. Un'altra preghiera è quella di non scrivere mai radiologicamente margine circonferenziale. Il margine circonferenziale di resezione è notato anatomo patologico. È quello che il radiologo sogna se il chirurgo tocca, ma non sempre il chirurgo, perché o va più avanti, che allora il margine circonferenziale diventa più ampio, o più spesso, purtroppo, entra nel mesoretto e allora il margine circonferenziale è più alto. Quindi parlate per cortesia di fascia mesorettale o di fascia pelvica oscena. Grazie. Posso veramente essere troppo complesso. Io condivido appieno quello che hai appena detto. C'è un problema molto serio tra l'altro.
quando c'è un paziente con la recidiva pettica, viene visto la prima volta dalla droga. A quel punto la droga dovrebbe fare riferimento ai percorsi diagnostici terapeutici esistenziali, invece questo non accadrà. Finisce che il paziente viene orientato verso uno specialista piuttosto che un altro. Adesso non diciamo oncologo, terapista, non lo diciamo. Scattano dei meccanismi che vengono in terapia, magari quella lesione, quella recidiva era operabile e invece poi si perde del tempo e quella recidiva non è più trattabile con un intento di carità. Quindi adesso la mia è una domanda provocatoria, ricordo a tutti. Di fronte a una recidiva pelvica, un paziente ben operato, come ha detto anche il Presidente, che cosa fare? Portarlo subito al tavolo operatorio, laddove ci sono i criteri di operabilità, o intervenire attraverso una, tra virgolette, rilevanza, quindi fare una chemia e una radio prima di portarlo all'intervento di luce? Questa è una domanda provocatoria, vorrei una risposta dagli esperti che sono qui presenti. È una bella domanda. Questa è l'ennesima dimostrazione che noi medici molto spesso diciamo parole che esiste un gruppo multidisciplinare, però nella realtà poi questo gruppo multidisciplinare non esiste più, perché è ovvio e conseguenziale che se esiste in una struttura, immagino il crocchio di Rionero, il radiologo che fa parte di un team multidisciplinare per il cancro del retto, per cui se vede una recidiva pelvica non è che deve dire vai dal radiologo, vai dal chirurgo, vai dall'oncologo, deve dire questo caso viene discusso in multidisciplinarità e poi tra 8 giorni tu avrai una risposta e ti diremo opzione A se devi fare un'altra volta una chemioterapia, perché questo lo potrà sapere poi l'oncologo medico a seconda della chemioterapia, si è fatto una neoadiuvante prima, si è fatto una adiuvante dopo, se non ha avuto nessun trattamento. Sono tutte cose che il chirurgo e il radiologo in quel momento non possono assolutamente sapere. Questa è l'ennesima testimonianza che per trattare al meglio questo tipo di patologia ogni momento, ogni istante, ogni momento del percorso necessitano le varie figure professionali, secondo me. E poi la recidiva pelvica, secondo me bisogna vedere che si intende per recidiva pelvica, è un termine un attimino molto vago, perché possiamo avere una recidiva pelvica periamastomotica e un conto che merita magari un trattamento chirurgico. Potremmo avere anche una recidiva di un nodulo nella pelvi distante 4 cm, 5 cm dalla mastomosi, dal retto, che merita magari un trattamento diverso. Tutto poi è riportato alle condizioni generali del paziente, per cui diventa l'ennesima dimostrazione un discorso globale e mai un discorso singolo. Grazie. Ma se mi posso un po' collegare al professor, sono pienamente d'accordo con lui sul fatto che il problema vada affrontato in maniera multidisciplinare. Su questo non ci sono dubbi. Abbiamo delle conoscenze, alcune che ci dicono che i pazienti che hanno recidiva locale, praticamente comunque è un po', cioè è anticipa a volte spesso anche le recidive a distanza, quindi una malattia di personalizzata di macchina. Poi anche questo è un aspetto che bisogna considerare. E comunque credo che dove è possibile fare la chirurgia, come una chirurgia che si presume possa essere radicale, praticamente rappresenta sicuramente una delle strategie più appropriate. Sì, è chiaro che questo va discusso nell'ambito di un'anima. Viceversa, quando ci sono altri aspetti che magari possono rendere meno, diciamo, una chirurgia possa rendere meno, diciamo, una resecabilità meno, con tutti i limiti naturalmente legati al discorso clinico, di quello che può essere l'evidenza radiologica, la possono rendere meno, diciamo, sicura, è chiaro che questa può essere integrata con un trattamento clinico. A maggior ragione è importante considerare ciò che ha fatto prima il paziente. Io proprio vi racconto un episodio, l'altro ieri in un ambulatorio che ho visto un paziente, praticamente paziente recidiva di tumore del retto, che
ha fatto una radio game, questa era la notizia da me che conoscevo praticamente, l'aveva fatta e aveva una sopravvivenza, una vita di malattia quasi 3 anni e mezzo, 4 anni dalla vicenda. E a un certo punto ho detto, ma ci sono incuriosito, ma lei è stato mai operato? E questo mi ha detto, perché nella storia non era riportato, e detto, sì, sono stato operato, quindi probabilmente lì la chirurgia ha giocato un ruolo importante. Questo paziente non aveva effettuato un trattamento radio game precedente, quindi c'era un ampio spazio per poter fare, consolidare eventualmente anche una micro, anche se era stato probabilmente non con ospitato chirurgico, era stata una resezione R0 probabilmente, però sicuramente ha ulteriormente, diciamo, come dire, dato una maggiore garanzia di controllo locale. Probabilmente poi è importante vedere tutti i fattori prognostici all'inizio, quali poteva essere il grado di una malattia, se era una malattia, quanto tempo dopo è recidivato dalla chirurgia, sono tutti elementi prognostici che possono indicarci una, magari identificare anche una migliore strategia. Noi attualmente facciamo così, quando presente qui a Padova o in un ambulatorio chirurgico o oncologico, non facciamo un documento vostro che conoscete, vedete un ambulatorio tutti insieme, non lo vediamo con che facciamo una spiegazione. E lì, dopo che faccio il modello, potrebbe essere situazioni di nuova terapia, ci convoca il chirurgo, e poi mi ci chiama, cosa lo fa? Quindi quello che mi dici, che mi dà che dunque non ha coinvolto nessuno. Oh, sì, hai detto no. Voglio dire questo, un buon grido di dolore che esprimere che cos'è questo grido di dolore. E che io sono entrato in zona operatoria dopo 20 anni, non ne sono uscito. Adesso si entra ancora 20 anni in zona operatoria, cioè il giovane chirurgo si affaccia 4-5 anni di medicina e comincia a frequentare. Il problema serio è la mancanza di concorsi, cioè la formazione, quindi mi complimento per tutto quello che hai detto, la formazione italiana, europea, c'è di riferimento, sono tutte cose che si fanno, quelli dotati di buona volontà come sei tu, l'hanno fatta, la fanno e stimolano. Il problema serio viene al momento che si deve diventare strutturante in quelle parti, cioè che si deve fare il concorso. E la mancanza di concorsi uccide un popolo anche ucciso. Noi abbiamo in fondo, ma in Basilicata dappertutto, abbiamo dei salti generazionali, cioè adesso i chirurghi si affacciano, cioè prendono lo stipendio a 40 anni e resiste solo quello fissato come te, fissato tra virgolette, quello giustamente fissato come te, quindi questo è il dolore che volevo fare. Quindi la formazione si fa, però io sono diventato strutturato a 28 anni, ma già non è andata male, perché se non andava un po' meglio potevo diventare a 25, 24, 25 anni, perché così non mi accorsi di un avviso pubblico e l'ho saltato, ma perché ero preso dalla frequenza. Questa era una domanda per te, un momento solo, poi approfittiamo del presidente dell'ASICO, dove vorrei sottolineare degli aspetti, cioè noi facciamo adesso, grazie anche al miglioramento della tecnica, diciamo che abbiamo acquisito una capacità chirurgica migliore, certamente, e facciamo questa anastomosi in basso, ultra basso, eccetera. Da un punto di vista riabilitativo dei pazienti, cioè noi purtroppo siamo portati a perderli un po' i pazienti, ma sapete bene, soprattutto voi più esperti, quanti pazienti hanno delle alterazioni nella loro maniera di andare di corpo, dove ci sono delle persone che finiscono la loro vita, nel senso che si chiudono a casa, stanno chiusi, non escono più, non hanno più vita sociale. Forse perché non si è spinto molto anche sulla possibilità di una riabilitazione. Allora l'idea è che dovremmo spingere anche in quel senso, cioè cercare di fare degli ambulatori di controllo serio. I nostri malati, noi adesso che siamo così pochi come chirurghi, non abbiamo il tempo sempre di controllare questi pazienti, di stimolarli psicologicamente a migliorare. Allora ecco, questo è un aspetto che a livello di società si dovrebbe perché parliamo tutti a volte di biofeedback, la riabilitazione, le belle parole, ci riempiamo di belle parole, però di fatto non è che si fa molto su questo. Vabbè, giusto che devi rispondere, rispondi alla mia volevo aspettare un po' più il tuo entusiasmo, giovanile, senza incentivi. Questo non lo faccia, la prego, non lo faccia, io ho bisogno di Raffaele. Per incentivi, non è difficile che si raffreddi. Per i centri di riferimento, di cui io ho avuto un'esperienza non felice in passato, perché ho lavorato
all'ospedale oncologico e sai che noi dicevamo che se il paziente arrivava al primo piano era sempre radioterapia, se arrivava al secondo era chirurgia, se arrivava al terzo era chirurgia. Questo per dire che non sempre un centro che raccoglie e che dovrebbe essere o potrebbe essere idealmente un centro meraviglioso per trattare al meglio dalla diagnosi al follow-up il paziente oncologico, non sempre. Per un controverso invece, ci sono molti chirurghi di ospedali generali che hanno stabilito, sono bravi, operano bene i pazienti oncologici e hanno stabilito una rete con i alcuni radioterapisti, alcuni oncologici di riferimento, eccetera, per cui suppliscono in questo modo, anche senza avere la comodità di stare tutti seduti intorno ad un tavolo, ma magari con le possibilità di comunicative di oggi. Quindi non insisterei su questo talento, perché la malattia, altro è parlare di malattie rare in cui i centri di riferimento hanno il massimo rilievo, altro è parlare di oncologia dove in ogni ospedale la maggior parte del lavoro è oncologico. E quindi è molto importante che i centri di riferimento e gli istituti oncologici stabiliscano una vera e propria rete con le apicalità professionali, perché non sempre nello stesso istituto si trova la competenza del radioterapista migliore o del chemioterapista più informato. Scusa la ritorno. Adesso c'è una cosa da chiamare. Però possiamo dire che ha ragione il professore. Dobbiamo dare quel senso, è così, cioè, ci sono moltissimi professionisti che hanno delle competenze altissime che fanno molto meglio di quelli che poi portano un label, diciamo, istituzionale, e che hanno creato però delle reti che funzionano, che sono efficienti ed efficaci e devo dire danno una risposta sul territorio molto veloce. Prima di occupare il posto che occupo adesso, io ho lavorato come sostiene il professore continua a farlo nei migliori modi con risultati eccellenti. E quindi istituzioni sì, fino a un certo punto, ma ci vogliono le persone che fanno veramente questo mestiere, la scienza e la coscienza. Poi ci sono molte persone che sappiamo lavorano soltanto con il concetto del team factor, io ho fatto questo, ho fatto quell'altro, eccetera, 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 però poi di pratico, di pragmatico c'è molto. Io devo ravvivare il fuoco di Alfredo, non quello raffreddare tutto, serve anche a me. Io credo che Raffaele abbia ragione, bisogna interpretare il centro di riferimento non con l'istituto oncologico. Io da tempo sostengo che l'oncologia in Italia si fa molto meglio strutture che non sono necessariamente l'istituto oncologico. E dico una cosa in più. È arrivato il momento di pubblicare i nostri risultati. Bene, che cosa significa? Che io posso anche fare 400 interventi in chirurgia colorettale all'anno, ma se ho il 30% di mobilità intraoperatoria, cioè il 10% di mortalità, questa cosa si deve sapere. Ormai con il programma nazionale i numeri sono visibili, con tutti i problemi legati alla codifica, all'identificazione corretta di quelle che sono le strategie chirurgiche, ma i numeri sono lì. E allora, e questa è una cosa che io sto cercando di spingere anche in collaborazione con la SIN, è arrivato il momento che i chirurghi abbiano il coraggio di rendersi autonomamente visibili. Il professore Pelle, anche se non lavora in una struttura oncologica in questo momento, garantisce una chirurgia di elevata qualità interna, di complicanze post-operatorie, di mortalità, ma soprattutto di outcome oncologico, è quello che noi dobbiamo pubblicare. Io se faccio 10 cardioretti al giorno è difficile che possa avere la possibilità di avere 10 mesoretti al giorno, è difficile. Allora a questo punto, prima che lo scelgano dall'alto, adesso è successo in Piemonte, è la prima identificazione di una rete oncologica con le strutture di riferimento, ma anche lì le scelte non sono state totalmente in favore di strutture che adesso non ha documentata
capacità di cura oncologica. Si è andati sui numeri, i numeri sono un problema, perché io posso fare 500 reti, ma non è detto che quei 500 reti siano curati. Io ho bisogno di dimostrare che il paziente ha un outcome oncologico valido. E allora a questo punto, è lo sforzo che la Sito sta facendo, la rete parte dalle cure professionali, non parte dall'altro. Cioè siamo noi che dobbiamo andare in regione e dire: guardate, qua ci sono 10 chirurghi che fanno il cancro del retto in questa regione, solo quelli lo possono fare, ma dobbiamo essere noi chirurghi a dirlo, non può essere il politico di turno che probabilmente ha un interesse su una, io ho visto qui in Basilicata ci sono i boys, quindi magari va bene un posto piuttosto che un altro perché è un bacino di utenza giusto. La questione deve ritornare in mano nostra e questo poi si fa efficace integrazione, una nota polemica anche con gli altri specialisti, in particolare l'oncologia. Se, e questa è una velata, se su Oncolabs su Repubblica viene fuori un elenco dei centri dell'oncologia italiana e non c'è un riferimento alla chirurgia, non c'è un riferimento chirurgico, se apri il sito ci sono tutte le strutture oncologia, c'è la psico-oncologo, c'è il radioterapista, non c'è il chirurgo. Questo è un gioco pericoloso. Perché? Perché la strategia del trattamento di tumori solidi prevede in 80% dei casi l'atto chirurgico. Allora noi dobbiamo essere efficacemente in rete, altrimenti ci facciamo una guerra. Ed è una guerra che tutto il mondo ha un significato finale di distruzione per tutti. Questa è una cosa che io ho detto personalmente al Carabinieri. Non è possibile che gli oncologi medici non paghino la radioterapista, non paghino il chirurgo, mentre le altre figure professionali sono considerate, perché nel 60% dei casi il malato si cura solo con la buona chirurgia, tutto il resto non serve. E questa è una cosa che deve passare, per cui secondo me dobbiamo smettere di piangerci addosso e cominciare a utilizzare, ognuno di noi la sua competenza ce l'ha e c'ha anche la sua visibilità. Bisogna, io ho fatto un'esperienza personale, sono andato in regione, ho avuto difficoltà, ci ho messo 4 mesi per essere vicino, alla fine ho fatto un'audizione in quinta commissione sanità in cui ho detto queste cose e si sono improvvisamente svegliati dicendo: ah, ma allora è vero, è possibile che in Campania si viene operati nel cancro dello stomaco in 85 strutture diverse, 112 centri che fanno la chirurgia del colon retto. Non è possibile. Cioè dobbiamo essere noi a fermarci, che non significa dire a un chirurgo: tu non lo puoi fare, non ne fai tanti, se l'anno prossimo lo fai, a questo punto sarai riabilitato a fare la chirurgia colorettale, ma se non li fai, io Regione Campania non ti soluziona nemmeno, non ti ripago. E questa è l'unica maniera per raggiungere gli obiettivi che poi Raffaele ha giustamente recato, che è quello della qualità globale della chirurgia. Ma dobbiamo essere noi chirurghi, non possiamo aspettare che dall'alto qualcuno decida per noi. Posso alla fine rispondere? Allora, la prima risposta a Fausto Piccardo, che stimo tantissimo. È vero, c'è un salto generazionale importante, ma io che posso di tutta la situazione in Italia, perché ho, come Graziella qui in Basilicata, altri colleghi giovani in ogni regione, questo è un dato su tutto il territorio nazionale. Si va avanti con borse di studio, con contratti e non vengono fatti concorsi. Ecco perché noi come società di oncologia oncologica stiamo rivolgendo con Paolo De Pio, che ha voluto che ci fosse una sezione giovane, stiamo cercando di creare dei corsi, delle fellowship, delle application per cercare di colmare questo gap, quantomeno per dare un qualcosa in più come curriculum, e abbiamo esteso la rete anche a livello europeo. Quella sui centri di riferimento che diceva il professore, sì, sono d'accordo fino a un certo punto, però ora io mi chiedo perché sono state create le press unit e allo stesso tempo non vengono create le rectal unit, perché sappiamo perfettamente che una cosa è eseguire una colectomia destra o sinistra, una cosa è fare una resezione del retto o una recidiva del retto, ancora peggio, e quindi in questo caso secondo me
delle strutture di riferimento dove giustamente ci sia una figura leader che può essere il chirurgo che abbia creato la rete, penso che questo sia il compromesso migliore. Infatti io ho detto che non sono solo le strutture oncologiche che debbano essere dei, diciamo, gli unici centri, ma anche quei centri in cui appunto si sia creata una rete. E a questo punto spero e auspico che anche in Puglia si possa, ecco, creare una rete oncologica pugliese, visto che è stata deliberata 8 anni fa e non è stata ancora attuata. Poi, ritornando un po' alle cose, diciamo, nostre, volevo fare una domanda al radioterapista, cioè quale può essere il ruolo della reirradiazione nelle recidive del retto e ovviamente quali recidive del retto, perché non sono tutte uguali le recidive del retto. E poi una domanda di tecnica che mi sfuggì a Liverpool, faccio sia al prof che al presidente Paolo Guerrino. In un'eviscerazione pelvica totale, siccome ho fatto vedere un 10% di disamminamento, perché è normale, la legatura delle arterie ipogastriche può essere un prix, diciamo, per l'embolizzazione, ridurre il sanguinamento per fare, diciamo, in sicurezza un'eviscerazione pelvica totale. E poi, terza domanda, e concludo considerando, diciamo, il sempre crescente aumento dei trattamenti neoadiuvanti, ritenete che diciamo, le società e anche noi specialisti dobbiamo spingerci nel follow up oltre i canonici 5 anni, andando oltre, arrivando sino a 10 anni, visto che c'è stato un, come posso dire, delay dell'insorgenza delle recidive per quanto riguarda il retto? Grazie. Risposta del regionalista, questa pomeriggio facciamo la tua domanda. No, appunto, è l'argomento della mia relazione di oggi pomeriggio, la tua domanda. Però, no, scusami, comunque sì, la reirradiazione è prevista. Il primo lavoro di pubblicazione di reirradiazione per i medici della pelle è stato fatto da Moyuni nel 1990. E quindi qua ne parliamo dopo. E domande a tutti? Sì, la legatura per sì, se il programma è quello di un'esercizio totale, se facciamo un primo tempo, chiaramente non lo puoi fare se tu ci fai una miscelazione parziale, questo è una chiaramente di evitare la defunzionalizzazione del tubo dei grafi di fascia. La lembolizzazione sì, se ce l'hai in casa, sicuramente la questa è una cosa complessa, perché in realtà noi abbiamo visto che la malattia si sposta in avanti, quindi a farsi sia di recidive locali che di malattia a distanza, soprattutto da quando sono stati introdotti trattamenti integrati che non prevedono più la sensibilizzazione con un solo farmaco, che è questa cinque o quattro, ma anche le combinazioni. E a mio avviso il paziente con cancro del retto va visto per 10 anni, sicuramente l'adattamento delle strategie diagnostiche deve essere personalizzato. Il paziente che partiva con un basso rischio probabilmente non ha necessità di fare un attacco, una risonanza magnetica dal quinto anno in poi, ma può essere controllato con un marcatore con il biologia del mondo. Magari faccio la parola per questo, come pomeriggio, come diceranno tutte le relazioni, la parola rotonda, una parola rotonda allargata a tutti, c'erano i direttori, se ne danno, ci fanno piacere, però tutti noi, come diciamo adesso, io farò il pomeriggio, io ho proposto 3-4 domande, qui è delle domande quesiti, da cui credo e spero che rispondiamo tutti, ma abbiamo fatto adesso. Sì, io penso che possiamo chiudere questa sessione, questa sede, che è estremamente apprezzabile, di una multidisciplinarità, penso che quest'anno partecipino più figure professionali, quindi a volte è un po' difficile distinguere esattamente qual è il valore del chirurgo e qual è il valore, dovremmo tenerne conto, ma certamente il lavoro del chirurgo è fondamentale, il collega ha già molto rappresentato l'importanza di avere dei chirurghi che siano, abbiano una formazione oncologica. L'abbiamo fatto per l'oncologia medica, oggi che oncologia abbiamo un po' esperto del gastrointestinale, del polmone, la mammella, non vedo perché questo non debba essere anche per il chirurgo.
la visione diversa. Ormai è finita l'era in cui magari si ci può avere un'idea molto settoriale, adesso bisogna avere una conoscenza a 360 gradi per il sviluppo e partecipare in maniera molto attiva anche a questo ruolo, a questo tipo. Come noi a un college oggettivamente ci necessitiamo anche nella performance che io ho molto apprezzato la proiezione del dottor del professor Preta, che ci ha fatto vedere quanto sia complessa e quanto sia delicata la chirurgia in questo settore particolare. Conoscere questi aspetti significa compenetrarsi meglio con gli altri e vivere meglio anche certe realtà. Credo che questo sia il messaggio che possiamo chiudere questa mattina, poi nel pomeriggio che ci sono delle sezioni molto più. Adesso tu ricommenti anche a quello che io soltanto per dire.